famiglie, cioè in collegamento Antonella Armentano. Esattamente Antonella, dove sei? Sì, buongiorno, siamo a Monte Spaccato nella scuola Anna Frank, l'istituto comprensivo via Cornelia 73. Tra poco alle 8 qui entreranno 300 ragazzi. Questa scuola è protagonista di un progetto innovativo che serve a contrastare la povertà educativa. Ecco, sono 5, diciamo, in tutta Italia, contesti individuati. Per Roma c'è cioè, Monte Spaccato, capofila del progetto è Lega Ambiente. Carola Cimini, che è l'insegnante che diciamo, coordinerà anche a livello educativo in classe tutta questa iniziativa, ha già cominciato a elaborare una strategia. Naturalmente, abbiamo, intanto noi docenti abbiamo già fatto una nostra formazione che ci ha ridato forza e ha ribadito il ruolo centrale dell'insegnante in un percorso educativo. Noi quindi non dimentichiamo mai di essere il centro di un percorso educativo grazie anche all'alleanza con le famiglie del nostro territorio. L'intervento sarà costituito da due classi che lavoreranno sul territorio, riqualificando il territorio stesso e riconoscendosi quindi in parte di questo percorso. Sarà utile per i bambini, sarà utile per i ragazzi e sarà utile per i cittadini che diventeranno. Ecco, a collaborare l'ANPAS Lazio con Presidium. Noi siamo con Vincenzo Carlini, che è il presidente, laboratori di mediazione sociale ma anche di trasporto sociale. Come si concretizza questo aiuto poi sul territorio? Sì, esattamente. Noi facciamo dei trasporti sociali in supporto al progetto per le categorie svantaggiate. Abbiamo avuto, grazie ai finanziamenti, potuto acquistare un mezzo allestito con pedana per disabili che quotidianamente accompagna le persone che ne hanno bisogno sul territorio. Contemporaneamente abbiamo anche, come dire, una funzione pedestre perché abbiamo un'attività che si chiama Pedibus, dove alcuni volontari a un punto di raccolta prendono i ragazzi e li accompagnano a scuola. Ecco, Elisa è una delle volontarie di Presidium, lei accompagna le persone che hanno bisogno, le categorie vulnerabili, che hanno bisogno di fare visite. Sì, ci occupiamo appunto di accompagnare anziani e disabili per usufruire anche loro della sanità. In questo periodo abbiamo iniziato anche ad accompagnare gli anziani a fare i vaccini e quindi andiamo avanti questo settore. Quindi sono tanti i volontari, ma poi come si articola tutta l'iniziativa nel quartiere lo scopriremo tra poco. A te, Rosario. Allora ragazzi, ci vediamo tra poco, però continuiamo a parlare di ragazzi, di famiglie, di scuola. Perché...